0, faccio una crop, poi prima, così, aspetta, non voglio esagerare con i movimenti, ecco qua, da qui, poi, qui, fino a 50. Ecco qua, senza esagerare, in modo da ottenere movimenti realistici. Ecco qua. Poi per quanto riguarda le espressioni di faccia, sono sempre cose che si mettono per ultimo. E per chi si occupa di animazione 3D, questo lo sa sicuramente. Adesso muovo di nuovo una gola. Da frame 50 fino a 100, e anche qui ci vuole un poco di matematica. E da frame 50 fino a 100, e anche qui la stessa cosa. Poi non solo potete animare con l'armatura, ma potete anche animare le shape keys, che dopo tratteremo, che dopo andremo un attimo a riguardare, come vi ho trattati, ecco, in uno scorso tutorial. Ecco qua. Adesso andiamo nella parte delle shape keys. Ed ecco qua. Scegliamo, ecco. Allora, sopracciglia abbassate. Sto un attimo decidendo. Ecco il respiro. Come potete vedere, il personaggio deve anche respirare. In questo caso andate da frame 1, allora il personaggio deve inspirare, ecco, no, perché sto decidendo una cosa, decidiamo che sia così all'inizio, poi clicchiamo qui con il tasto destro con il tasto sinistro del mouse e clicchiamo su Insert Keyframe, quindi da qui fino a 50. In questo caso la persona espira e poi inseriamo di nuovo Insert Keyframe. Come potete vedere, ecco, come potete vedere, il valore si abbassa per poi rialzarsi. Quindi clicchiamo di nuovo qui con il tasto destro del mouse e clicchiamo su Replace Keyframe, cioè rimetti i keyframe fino a 100. E senza esagerare, mettiamo qua. E adesso guardate tutto. Dato che si tratta di un essere umano, come vi dissi l'altra volta, caratteristiche umane vuol dire caratteristiche complesse. Poi se vogliamo muovere anche gli occhi, in questo caso vediamo palpebra chiusa. Scusate, ecco qua. Palpebre sono chiuse a 507 e un altro 675, quindi inseriamo un keyframe. Aspetta, in questo punto qui inseriamo un keyframe, prima palpebra che si chiude velocemente, ecco, come potete vedere palpebra destra così. Poi di nuovo torniamo a 0.507, 507, e rimettiamo il keyframe.
Come potete vedere da questa animazione, e anche la sinistra sarà la stessa cosa, 675, benissimo. Quindi inseriamo il keyframe, così, come potete vedere anche la pappa per sinistra si è chiusa. Poi inseriamo di nuovo il keyframe, 675, inseriamo il keyframe. Come potete vedere, ecco qua. E anche, e la stessa cosa vale anche per il movimento della bocca e anche il movimento delle altre parti del corpo. Guardate qua. Ecco qua. Per una reazione, ecco, di tipo nervoso. E la stessa cosa, ecco, quando il personaggio parla, inseriamo un keyframe in questo modo. O anche questo, guardate bene, ed ecco qua. Ecco a cosa servono i keyframe: per far muovere delle parti del corpo che con armatura sarebbe impossibile e anche difficile da produrre. Sopracciglia alzate, anche per segnare le espressioni, sopracciglia abbassate, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie per aver seguito questo breve tutorial e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.